Veramente una devastazione completa. I boschi, i campi, l'olivastro secolare sono una distesa di nero e di fumo. L'acqua buttata dai mezzi aerei tiene la situazione sotto controllo, ma il vento rafforza le fiamme e riaccende i focolai. Da 3 giorni la provincia sarda di Oristano non ha pace. Il drone sorvola Cuglieri. Ecco quello che resta del lavoro e del sacrificio di tanti. Questo era un deposito di birra, resta una montagna di fusti carbonizzati. Il fuoco lambisce le abitazioni. 1.500 le persone sfollate ieri. È stato abbastanza terribile, nel senso che fuori nella notte abbiamo dovuto prendere le bambine, uscire di casa e evacuare. Quasi tutti sono potuti rientrare nelle proprie case, ma in alcuni punti le condotte dell'acqua sono andate distrutte. E l'acqua in questo momento è fondamentale. È una corsa contro il tempo per salvare il bestiame, ma in molti casi non c'è stato nulla da fare. Coldiretti stima che serviranno almeno 15 anni per ricostruire la macchia mediterranea e parla di disastro ambientale. Le fiamme hanno divorato quasi 20.000 ettari, ma l'allarme continua. Francia e Grecia hanno inviato in aiuto 4 Canadair. La Guardia Forestale sospetta il dolo. Il Premier Draghi ha espresso vicinanza alla Sardegna. Sono vicine a tutte le popolazioni gravemente colpite, ha detto il ministro dell'Interno Lamorgese, a cui non faremo mancare il doveroso sostegno per superare la devastazione degli incendi. L'ambiente, la natura, qua era il nostro tesoro e oggi non ce l'abbiamo più. Dobbiamo riconquistarlo assieme.